un nuovo mercoledì da passare in nostra compagnia, nella compagnia del One TV Show. E in questa puntata, per la puntata di Sant'Ambrose, auguri tanto a tutti i milanesi che si stanno guardando, abbiamo una new entry, Noemi Bertoldi. Buonasera e benvenuta, Noemi. Buonasera. Allora, Celeste questa sera non è potuta venire, quindi l'abbiamo sostituita in corsa con Noemi, ma chissà, magari la vedremo anche nelle prossime puntate. Allora, Noemi, iniziamo subito, ti inizio a fare un po' di... Innanzitutto sei agitata, tesa, come... Sì, molto tesa. Sono anche molto contenta di essere qui stasera con tutti voi. Grazie. Questo mi fa piacere. Noemi arriva direttamente dall'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. Il primo anno studia recitazione. Noi abbiamo fatto una partnership con l'Istituto Antonioni, e quindi ogni tanto un po' di ragazzi e ragazze vengono da noi a One TV a darci una mano. Allora, Noemi, ricordiamo subito il numero di telefono per poter interagire in diretta con noi. Gli sms, potete porre le domande, fare le domande, poi io le giro agli ospiti che abbiamo con noi. Ricordiamo il numero, Noemi? 331 20 99 557. E anche questa sera una puntata veramente ricca, tantissimi ospiti, abbiamo una scrittrice, Simona Garbarini, e poi una cantante, Asia Busato, infine faremo un po' un bilancio di quello che è stato gli eventi in jazz con Gigi Marrese e Mario Caccia, e poi ci viene a trovare, sono molto contento, il vice sindaco di Busto Arsizio, Stefano Ferrario. Tutto questo e molto, ma molto altro ancora dopo la nostra sigla. Nata a Genova, è laureata in medicina e chirurgia. Amante della scrittura sin dall'età di 8 anni, nel 2005 consegue il master in tecniche della narrazione alla scuola Holden di Torino, con preside Alessandro Baricco. È qui con noi questa sera Simona Garbarini. E allora, eccola qua, buonasera e benvenuta Simona. Buonasera, grazie. Scrittrice con un libro che però non ce l'abbiamo perché... Io vengo da Torino, ma sono dimenticata. Sei dimenticata? No, perché gli artisti sono un pochettino irrazionali. Ah, è giusto così, è giusto così, se no non li prenderemo. Comunque ha scritto un libro, poi vedremo l'immagine in sovrimpressione della nostra regia, la regia di Franco Landoni ce la farà vedere. Il titolo è Il posto giusto, e allora iniziamo subito con una domanda difficilissima, di solito, che getta nel panico tutti gli scrittori, è di che cosa parla questo libro? Allora, il mio libro è un libro che è ambientato a Torino, che è la mia città, e parla praticamente di un giovane calciatore in erba che vive in un quartiere che noi consideriamo un po' difficile, che è il quartiere di Falchera, che è un quartiere a due passi dall'autostrada per Milano, ecco. È un quartiere, penso che anche voi ne avrete analoghi qui da queste parti, che è un quartiere fatto... Io ci abito. Ah, ok. No, ma Falchera è un quartiere particolare, perché da una parte è nato da un esperimento edilizio negli anni 40-50, quindi hanno creato queste bellissime villette senza rendersi conto che l'hanno messa in mezzo a tre anelli di tangenziale, quindi diciamo che è un posto un po' particolare. E c'è questo giovane calciatore che ha questo talento incredibile a giocare a calcio, però viene da una famiglia estremamente difficoltosa, perché suo padre è uno spacciatore e quindi insomma ha anche subito un'infanzia un po' complessa, e quindi diciamo che da una parte lui è bravissimo a giocare a calcio e dall'altra però ha tutta una serie di casini suoi personali. Viene adottato da questo medico, che è un medico delle giovanili del Toro, che invece viene dalla zona, diciamo, più ricca di Torino, che è la collina. Mi ricordo che anche lui però ha dei passati complicati. Sì, perché lui in realtà era un primario di chirurgia, però aveva un po' una passione eccessiva per il bere,
e alla fine è stato fatto fuori dall'ospedale in cui lavorava, e quindi il lavoro di medico delle giovanili è un po' un lavoro di ripiego. Quindi è chiaro che questo medico vede un po' in questo ragazzo una sua possibilità di riscatto, e quindi fondamentalmente il mio libro parla del rapporto tra questi due personaggi, che sono tutti e due estremamente complicati, un po' si capiscono, a volte sì, a volte no, e è un po' questa la sostanza del libro. Dove possiamo trovare il libro? Diciamolo subito che... Sì, allora, tendenzialmente si può trovare in tutte le librerie. Tu dici qua, da queste parti? No, immagino. In generale, noi come sempre One TV trasmette sul canale 112 ed è visibile in tutta la Lombardia. Okay. Poi noi carichiamo anche le puntate, come poi diciamo sempre alla fine, sul canale YouTube One TV Show, che vi datelo a vedere, mettete il mi piace come sempre, vi invito a farlo, quindi poi dopo il link è visibile in tutto il mondo, così come lo streaming, per chi non fosse della Lombardia può vedere One TV in diretta streaming da tutto il mondo sul sito www.onetvnbc.it. Ok, ma il modo più facile per procurarselo è andare in una libreria a Feltrinelli, perché la mia casa editrice, che si chiama Casa Sirio, aderisce al circuito Fastbook, che è un circuito per cui i libri vengono consegnati nel giro di un giorno, quindi basta prenotarlo. Oppure l'alternativa è andare nei principali motori di ricerca, che possono essere Amazon, IBS, così, e ordinarlo online. Anche in questa maniera, e quindi insomma si trova senza alcun problema. Sì, si trova senza alcun problema. Bene, certo. Bene. Allora, Simona, cos'è che ti spinge a raccontare una storia? Ma allora, a raccontare proprio anche questa storia. Sì, allora, diciamo che sono tante cose insieme. Anzitutto, io scrivo libri, chiamiamoli libri, da quando ero molto piccola, cioè a 8 anni scrivevo i sequel dei cartoni animati, perché mediamente le fini non mi piacevano mai. E quindi tendenzialmente io cercavo sempre di trovare poi delle mie soluzioni personali. È giusto. Poi diciamo che questa storia nasce da tante cose insieme, sicuramente il fatto che io sono stata per anni tifosissima del Toro, perché poi questo giovane protagonista di Falchera va a giocare nelle giovanili del Toro e poi esordirà anche nella prima squadra del Toro. E io sono stata un sacco di anni abbonata al Toro, andavo a vedere gli allenamenti in questo stadio, che era lo stadio Philadelphia, che per noi è uno stadio mitico perché ci giocava il grande Torino. E quindi questa è stata sicuramente un'influenza. E poi io faccio la pediatra, ho fatto per molto tempo la pediatra in questo quartiere che è Falchera, perché quando ero ancora giovane non avevo ancora un lavoro tutto mio, noi pediatri ci sostituiamo, e avevo questo lavoro di sostituta di questa pediatra in Falchera. E dato che ero molto giovane mi chiedevano tutti la domiciliare, perché comunque si capiva che insomma ero una ragazzina ed era più facile insomma così, e quindi ho conosciuto realmente un sacco il quartiere, ho visto tutte le strade eccetera. Io l'ho trovato sempre un quartiere enormemente affascinante, perché e quindi è nata così insomma. Hai detto eri abbonata, perché non sei più abbonata al Toro? Ma col passare del tempo adesso seguo i risultati, ma diciamo che ho perso questa... Sai cos'è? A Torino c'è stato un momento che secondo me ha segnato la fine di un certo tipo di calcio, che è stato con gli stadi d'Italia 90. Noi abbiamo avuto questa modifica, che prima avevamo sto stadio comunale, che era una specie di catino, che tu guardavi la partita e praticamente avevi i calciatori quasi in mano. A 2 metri. Esatto. Col delle Alpi, che era uno stadio larghissimo con la pista d'atletica, ha perso tantissimo. Andavi a vedere la partita, ma era proprio un po' spersonalizzato. E lì, quegli anni in cui il Toro ha giocato lì, ho poi un po' perso la mano. Vorrei vedere i calciatori da vicino. Certo, ma andavo anche a vedere gli allenamenti al Philadelphia ed era un bel vedere. Erano gli anni in cui insomma ce n'erano 2 o 3 che erano proprio, cioè dal mio punto di vista, bellissimi. Quindi, allora, se faremo un programma sportivo io ti invito. Certo, come altro che io ti do l'elenco. Però vabbè, magari sono anche invecchiati male, quando avevano 20 anni erano proprio bellissimi. Sono quelli di adesso. Certo. Ascolta, questa è una domanda che faccio sempre agli scrittori e alle scrittrici che vengono qui, perché è una domanda che mi incuriosisce sempre molto. Quando è che scrivi? Ma allora, hai un momento della giornata oppure vai un po' a sentimento, diciamo? No, ma guarda, ti dico, io sono abbastanza metodica, cioè nel senso che io ho un lavoro part time, sì, e quindi tendenzialmente cerco sempre di ricavarmi 2 o 3 ore nel corso della giornata
per scrivere, insomma. È chiaro che se lavoro al pomeriggio scrivo di mattina e viceversa. Quindi non ho una regola precisa riguardo al momento, ma è più appunto questa cosa qui di... Insomma. Ricordiamo come sempre che ci potete scrivere e mandare gli sms al 331 20 99 557 e Noemi, è già arrivato il primo sms, quindi inauguri, insomma, sei, è la prima volta che leggi l'sms, prego. Allora, ciao Paolo, volevo chiedere all'ospite un motivo per comprare il suo libro, però lo deve dire con forte accento torinese. Allora, c'è da dire che io sono ligure. Quindi sono ligure, di Genova. Allora facciamo. Quindi appunto sarebbe molto più facile. Ma comunque credo che in realtà l'accentone piemontese. Beh, si sente, posso dire che un po' si sente. Però un motivo ce lo devi dire. Sì, no, ma allora il motivo principale secondo me è che sembra brutto dirlo così, però sono stata premiata a due premi nazionali, ben due. Uh-huh. Uno è il premio Calvino, che è il più importante premio per esordienti in Italia, che mi avevano già premiato, e quest'estate sono anche finita in finale al Gionfante, che è un premio molto importante, sempre per opera prima, e sia in un posto che nell'altro hanno visto come caratteristica, diciamo, più importante del mio libro questo fatto che parlo di argomenti delicati, così come il fatto del rapporto padre-figlio, delle dipendenze, così, ma con un tono molto asciutto, poco patetico. E quindi alla fine la mia storia, almeno così dicono, è una storia che si legge tutto ad un fiato e senza mai incedere troppo in quello che è patetico, triste, che cosa. E poi vabbè, c'è questa cosa qui del calcio, della passione, cioè, tanta gente, se è un appassionato di calcio sicuramente, insomma, sì, la trova. Insomma, non annoia, un libro di non annoia. Dicono, un sacco di gente dice che l'ha letto in una sera, proprio di, sì, tutto d'un fiato, come sì, si dice. Sì. Beh, questo è molto buono. Sì. Ascolta, ti sentiresti di dare un consiglio a un giovane che sta per scrivere un suo libro? Che cosa ti consiglio? Cosa consigli di dire? Ma allora, io consiglio fondamentalmente di anzitutto trovare una roba che gli piaccia davvero tanto, cioè nel senso, anzitutto crearsi un background letterario e leggere soprattutto tanto, perché tante volte io, dopo aver fatto la scuola Holden, ho anche insegnato scrittura e mi rendo conto che chi legge tanto, tutto sommato, perché scrivere sembra una roba alla portata di tutti, ma non è così facile. E sicuramente avere un proprio background, sapere quello che ti piace e iniziare magari anche proprio biecamente, cercando di copiare quelli che ci sono piaciuti e poco per volta sviluppare un proprio stile, può essere un consiglio utile. Questa roba qua mi viene molto dalla mia formazione, perché ho fatto la scuola Holden di Baricco e sicuramente lì si considera la scrittura come artigianato, cioè non in realtà come essere super artisti, ma come essere dei piccoli artigiani che lavorano un giorno dopo l'altro. Ecco, e quindi io direi a chiunque di iniziare creandosi dei gusti letterari forti, leggendo molto e cercando di imitare i propri maestri, e poi poco per volta lo stile viene. Ci arriva tra l'altro un altro messaggio, come sempre ricordo l'SMS 331 20 99 557. Noemi, cosa dice? Il posto giusto è un romanzo stupendo. Simona, sei bravissima. E allora con questo messaggio noi concludiamo la chiacchierata con Simona Garbarini. Ti ringrazio per essere venuta. Grazie a te. Come sempre il libro si può trovare, ce lo diceva prima, da qualsiasi parte. Andate alla Feltrinelli, potete fare l'ordine, poi insomma c'è in giro, è facilissimo da trovare. Grazie Simona davvero. Grazie per essere stata con noi. Piccolo break, un promo, e poi dopo torniamo con una cantante, Asia Busato. 3 minuti e torniamo. Just imagine.
can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I can feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Cantabrianza, storica manifestazione ideata da Dino Angelini, è qui con noi questa sera la giovanissima cantante Asia Busato. Buonasera e benvenuta, ciao, Asia. Ciao, 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 vediamo subito il tuo CD, Asia Busato. Hai fatto due singoli. Ho fatto due inediti, cioè due cover. Due cover. Dai, raccontaci qualcosa di te, che musica ti piace fare? Mi piace cantare il soul, il pop. Però il pop prediligo. Sì. Cristina Aguilera. Beh, infatti. Che è una delle mie cantanti preferite. Poi mi piace molto Nina Simone, Etta James, queste cantanti comunque non molto recenti. No, ma cosa ti piace nel reinterpretare un brano musicale? Mi piace cercare di entrare talmente tanto nel testo come se avessi visto io quell'episodio. Mi piace molto questa cosa. Allora, il CD è prodotto da Buena Suerte Record, del mitico Dino Angelini, che saluto sempre. Prima o poi avremo anche, mi auguro, il piacere di averlo qui in studio. Gli facciamo un po' di domande. Dino è fortissimo. Com'è lavorare con Simpaticissimo. Dino? Raccontaci una cosa divertente che è accaduta durante la registrazione del CD. Cioè, non fai divertire. No, dai, sai, forse quando abbiamo guardato, perché abbiamo registrato anche un inedito che non abbiamo pubblicato perché lo dobbiamo tenere per varie cose che non diciamo, per scaramanzia. Non diciamo nulla per scaramanzia. E avevamo lì il testo e ad un certo punto ci siamo accorti che dovevamo cambiare certe cose, ci siamo messi a ridere, abbiamo detto no, ma aspetta, ma qua dovevamo fare questo, qua dovevamo fare quello, abbiamo risconvolto tutto. Avete cambiato completamente tutto. Sì. Scusa, quando è che hai iniziato a cantare tu? Io da quando ero piccola, cioè proprio anni? Perché vengo da una famiglia di musicisti, cantanti, c'è la mamma che canta, lo zio che suona. Cioè, tu canti, quindi insomma siete sì, proprio... Sì, facciamo anche i raduni, dove ci incontriamo tutti i cugini, perché abbiamo dei cugini in Puglia, dei cugini qua, dei cugini a Mozzate. A Mozzate. A Mozzate, lì in mezzo al punto. E leggiamo lì l'oratorio col teatro e ci incontriamo tutti, facciamo il in teatro musical, fate, sì, ma tra di voi ho invitato, cioè siete talmente tanti che riempite la platea. Sì, ma non riusciamo neanche mai a incontrarci tutti. C'è sempre qualcuno che manca. Sì, sì. Ascolta, ti ricordi la prima volta che ti sei esibita in pubblico? Come sta? Allora, è stato quando avevo 13 anni.
perché mia mamma aveva sentito cantare Rolling in the Deep di Adele, mi aveva detto che comunque ero brava, mi ha iscritto a questo concorso a Val Grigentino e è stata un'emozione, cioè, assurda, ero proprio tesa. Però poi io ho visto tipo l'Elisabetta Viviani, quella che ha fatto Heidi. Sì, Mi sono sciolta perché io adoro Heidi. Tu basta, ce l'hai a presentare, io basta, sono felice. Bellissimo questo. Ascolta, ma di Cristina Aguilera cos'è che ti ha colpito di più? Cioè, perché un brano di Cristina Aguilera? Perché allora, questo brano è uno dei miei preferiti, perché ha un... You Lost Me, tra l'altro, sì, diciamolo. È un bellissimo testo che parla di un tradimento e di lei che dice a lui che l'ha perso. Molto allegro. No, diciamo, però è bello come... Cioè, a me piace tanto, perché ci sono delle belle parole dentro. Sì. E poi perché Cristina Aguilera è comunque un'artista che, secondo me, di un certo spessore, ha una voce potentissima, la sa usare bene e sa anche come muoversi, comunque, come esibirsi, come farsi vedere, sì. Adesso progetti futuri, che cosa c'è in cantiere? Possiamo dirlo? Qualcosa. Il progetto è quello di riuscire a farsi conoscere il più possibile, okay, e di comunque vivere di musica. Okay. Adesso stiamo vedendo un po' le cose da fare, perché dovevamo fare una cosa presaltata, quindi non... No, ce ne abbiamo una, però non so se dirlo o no. Non lo so, perché... dimmelo tu, se vuoi dirlo, se no... Sono scaramantica. Allora anch'io faccio... No, allora non diciamolo, è sempre meglio non dirlo. Ascolta, in concreto, mm-hmm, un CD, perché sì, noi ci arriva il CD, com'è che si fa? Come si fa un CD? Come funziona la registrazione di un brano musicale? Io mi sono divertita un sacco, era la prima volta, mi sono divertita un sacco. È divertente. Quindi lo consigli? Lo consiglio a tutti. Tu vai nello studio di registrazione, sì, c'è un tecnico. Purtroppo che c'è lì. Dino Angelini in questo c'è caso, anche il Dino, diciamo, in questo caso. E Lanfranco Busnelli, che sì, è il paroliere. Lanfranco, salutiamo sempre, vero? Anche Lanfranco, saluti Lanfranco. E niente, c'è questo tecnico che ti mette la base nelle cuffie. Sì. Tu senti sia la base che la tua voce. La senti un sacco, la tua voce è una cosa bellissima. Quindi continui a sentire, sì, la tua voce. Sì, e poi tu registri pezzo per pezzo, una strofa prima, poi il ritornello, poi lo riascolti, vedi come va, se non va bene qualche parte la riregistri, se no lo monti insieme. La teniamo così. Poi nel tuo CD appunto ci sono due canzoni, una appunto You Lost Me di Cristina Aguilera e l'altra è Pregherò. Sì. Ti chiedo sempre... Come mai la scelta di questa canzone? Pregherò, allora, diciamo che a me non piace molto. Non Pregherò piace che poi molto vedremo, cantare. Cioè, sentiremo. Non piace molto cantare l'italiano. Però ci sono certe canzoni che mi piacciono molto, questa è una di quelle. E in effetti c'è anche un pezzo in inglese dentro, perché è un featuring con Alicia Keys. Yes, I know very well. Capisco perfettamente ciò che dite. E quindi Pregherò, Asi Abusato, un CD straordinario. Tra poco sentiremo e vedremo proprio il videoclip. Dove possiamo trovare il CD? Come facciamo? Per ora l'abbiamo fatto per avere qualcosa. Sì. E prossimamente dovrebbero andare in distribuzione. Ascolta, abbiamo parlato molto del fatto che ci piace cantare, di quanto è bello, ma c'è una cosa del cantare, del incidere un CD, del fare musica che non ti piace? No. Non c'è niente, per esempio, non so, stare vicino a Dino Angelini. No! Poi mi chiama Dino, il giorno dopo, anche l'altra volta mi ha chiamato, no. Mi hai preso in giro ieri. Ma una cosa del cantare, del registrare così, è che non hai tanto tempo per amici così, ma lo trovo lo stesso, quindi non è un problema. Non è un perché problema. Alla fine cantando mi diverto ogni molto di più. Ogni quanto provi tu le canzoni? Io? Cioè canti sempre praticamente? Sì, tutti i giorni io mi chiudo in camera dopo mangiato e canto. E canti? Caccio fuori mio fratello, urla, però io canto in Povero fratello, lo salutiamo. Ciao Jacopo. Mi dispiace Jacopo, sì. Purtroppo è così. Ascolta, tu sei giovanissimo, ti faccio proprio l'ultima domanda, poi dopo vediamo il videoclip. Sei giovanissimo, ma che consiglio ti sentiresti di dare a un ragazzo o una ragazza che vuole fare musica come te?
Guarda, allora, io non posso dire di aver già raggiunto chissà quale obiettivo, cioè sto raggiungendo pian piano, però io dico che a me hanno mi dicono tuttora che comunque è difficile arrivarci, dico di restare determinati e concentrati su quello che si vuole, perché se non ti impegni abbastanza non riesci a ottenere ciò che vuoi. Quindi bisogna impegnarsi sempre. Sì, sempre. Grazie Asia Busato per essere stata con noi, grazie mille. Grazie mille. E allora vediamo il videoclip di Asia. A tra poco, vediamo. I am done. Spoken girl. Lost it all. The love is gone. She has won. Now it's nothing. We lost it all. The love is gone. In peace. Magic this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. And I feel like a word's been a date. And so much your life. And all it's been changing, baby. You lost me. And we tried, oh, are we crying? We lost ourselves. Then love is dying. And I, we try. You can't deny. We left the shows. We lost the fight. And we and magic. And we this road, yeah. You couldn't keep your hands to yourself. Oh no, my feel like a world's been affected. And so I know you're sorry, and we were sweet, but you just like when you don't see me. You're been there, but it's too late. How can I ever trust you again? My feeling for what's been infected, and so. Grazie. Musicista affermato forte all'età di 7 anni, per poi continuare perfezionandosi in chitarra con il maestro Raf Montrasio.
Variegate ed interessanti esperienze caratterizzano il suo curriculum professionale, dove annovera partecipazioni a incisioni discografiche e collaborazioni per musiche teatrali e cinematografiche. È qui con noi questa sera il presidente dell'Associazione Culturale 55, Gigi Marrese. E allora buonasera e benvenuta Gigi Marrese, buonasera. Grazie per essere tornato. Grazie a te. Noemi. Ha studiato chitarra, pianoforte, contrabbasso classico e basso elettrico. Ha partecipato e collaborato a varie tournée, apparizioni televisive e teatrali con vari artisti del panorama pop italiano. È qui con noi questa sera Mario Caccia. E ecco qui anche Mario, buonasera e benvenuto Mario, ti ringrazio anche a te per essere tornato. Grazie a voi. Allora, Eventi in Jazz è stato un grande successo, possiamo dirlo Gigi? Sì, sono anche orgoglioso di dire questa cosa, perché a discapito di tutte le polemiche che ci sono state... ma quasi meglio a volte, no? Purché se ne parli. Esatto, ne parlavamo in macchina prima con Mario. È stato veramente un successo. È stato tantissimo. Esagerazione. Devo dire, a parte le serate ne parlerà Mario, degli artisti ne parla Mario. Comunque abbiamo fatto veramente il sold out 4 sere, ma veramente mandando via la gente. Cioè questa era la risposta che c'è stata della cittadinanza, è stata veramente forte. Ma sì, perché poi Busto è una città che se fai delle cose, io lo dico, no? Non sono di Busto, sono di Piacenza, però è da 5 anni che abito a Busto, ma quando si fa qualcosa i cittadini, le persone arrivano sempre molto volentieri. Sì, diciamo che se la fai... Se la fai bene... Esatto, se la fai diciamo con onestà intellettuale, c'è la risposta. C'è la risposta, perché a parte che il jazz mancava da anni a Busto, mancava da 3 o 4 anni, adesso non me lo ricordo Mario, ma 3 anni, 4 esattamente forse. Esattamente, non lo so neanche io, ma 3 o 4 anni. 3 o 4 anni, per cui si sentiva la mancanza di... E poi dobbiamo dire anche la verità, in questi anni non ci sono state grandi manifestazioni, a parte il BAF, che è sempre una cosa importantissima per Busto, ma dal punto di vista musicale non c'è stato molto... Molta storia. Poi insomma, tra l'altro, insomma, grande successo di pubblico con un genere, il jazz, possiamo, che è un po' complicato, Mario, com'è? Cioè, bah, in realtà io sono anni che lotto per smitizzare un po' questa ti davo questione. L'assist. È perfetto, non a caso dirigo una rassegna sul territorio che include anche Busto Arsizio, che si chiama Jazzaltro. Con finalità molteplici, ma una delle mission è proprio quella di scalfire questa alea secondo la quale il jazz è una musica una cosa inaccessibile, noioso, diciamo. Non è così, in quanto è semplicemente un'etichetta molto vasta. Si può comprendere più facilmente quando noi diciamo rock, in realtà il rock si può declinare in 100 modi diversi e puoi trovare la dimensione che ti piace, la dimensione che ti piace di meno, in ogni caso l'offerta è varia ed ampia. E noi abbiamo cercato all'interno di Eventi in Jazz di fare una proposta che, diciamo, senza fare sconti alla qualità, potesse comunque risultare anche fruibile. E se vogliamo, questa è anche una sfida ulteriore. Non è così facile, così scontato trovare così dei gruppi musicali che riescano così in qualche modo nell'impresa di rendersi ascoltabili, godibili da un pubblico eterogeneo, non necessariamente di esperti. Mi pare che da questo punto di vista ci siamo riusciti, con un ventaglio di proposte, credo di poter dire, di qualità. Ecco, e com'è da un punto di vista organizzativo e artistico anche sistemare tutti questi artisti, proprio gestirli, diciamo? È una cosina abbastanza complicata. Diciamo che io oramai gravito nell'ambito da tanti anni, e poi forse abbiamo anche la fortuna, io e Gigi, di essere dei musicisti, quindi di comprendere perfettamente quelle che sono le esigenze e, se vogliamo, la mentalità dei musicisti, che notoriamente non sono... Come sono i musicisti, che mentalità hanno? Diciamo che vivono nel loro mondo, per cui fondamentalmente a volte sono leggermente slegati dalla realtà, chiaramente così, sì, in termini molto generici, può sembrare anche banale, però insomma quando uno in qualche modo
abituato a prendere le contromisure. Ma senza dirci i nomi, ma insomma solo i cognomi, no scherzo, senza dirci nulla, ma sono arrivate delle richieste strane? Non abbiamo avuto niente di particolarmente, come dire, illegale. No, sì, bizzarro. Bizzarro, devo dire. Forse siamo anche stati fortunati, sì, quest'anno. Sì, mettiamoci anche dentro che la maggior parte dei casi sono amici o persone con cui io collaboro, magari per la mia attività discografica, e di conseguenza prevenire è meglio che curare, quindi, quindi in qualche modo erano situazioni che sapevo già come prendere. Come prenderli. Gigi, adesso per il futuro che cosa si fa? Futuro, 20 jazz continua? Sì, l'associazione 55 fa... Sì, noi continueremo sicuramente, adesso abbiamo davanti un anno di tempo, vediamo anche come programmare la prossima manifestazione, perché non è solo, la manifestazione non è solo gli artisti che abbiamo, ma è un insieme di cose. Noi abbiamo fatto una mostra, abbiamo coinvolto dei bar di Busto mandando dei ragazzi a suonare in questi bar, quindi per strada, per cui ci sono stati due eventi di cui anche col BAF proprio che ha fatto non questa serata, me, però siccome sei sempre stato coinvolto, cioè allora lo dico, quindi c'è da fare da collante a un mucchio di cose, anche perché come ripetiamo, come ha detto Mario prima, questo coinvolge non solo l'appassionato di jazz, ma tutta la cittadinanza di Busto che è coinvolta in questa storia, quindi c'è un discorso molto, molto più grande, ecco perché ci sono tanti investimenti anche sul territorio. Ecco, allora forse ci sta arrivando proprio un SMS che riguarda questa tematica, Noemi, ce lo leggi un attimo. Qual è stato il problema più grosso nell'organizzazione dell'evento? Ma io non lo so, Mario, che l'abbiamo fatto in fretta. Ecco, sì, forse sì. Cosa, per noi siamo stati contattati così alla fine giugno. Beh, personalmente la telefonata me l'hai fatta a fine agosto. A fine agosto, va bene. Sì, ma se aspetti che ti chiami lui, cioè, non è vero. Fine giugno si doveva inventare questa cosa, a parte che 20 in Gesta esisteva già prima, fatto da nostri amici, per cui non è che andavamo incontro, certo, a una nuova macchina, diciamo, esatto, che aveva già iniziato. La cosa più grossa è stata sicuramente Mario per organizzare il fattore artistico, quindi gli artisti, e vedere chi era libero più o meno, perché questi artisti trovarli non è facilissimo, no. O no Mario? In effetti normalmente ci si muove qualche stagione prima, spessissimo anche un anno prima, noi siamo arrivati proprio in qualche modo all'ultimo momento, però riteniamo con un pizzico di fortuna eccetera di essere riusciti comunque ad allestire un cartellone di altissimo profilo. È chiaro che avete fatto dei concerti, quelli i quattro diciamo principali, però appunto la cosa che a me almeno personalmente è piaciuta molto di questo evento è, come dicevi tu prima Gigi, che quasi tutti i giorni insomma succedeva qualcosa per le strade di Busto. Esattamente. Infatti, è bellissimo, mentre me. Lui preparava questo cartellone, diciamo, io mi sono preoccupato di cercare di creare questi eventi piccoli, questi piccoli eventi sul territorio, e abbiamo fatto quello che è stato possibile fare, anche perché la mostra per esempio era già occupato Palazzo Cicogna, per cui ci hanno ritagliato un angolino per poter fare l'anno 21, sicuramente la mostra sarà... sicuramente l'anno 21 sarà proprio una mostra come si deve, cioè poi abbiamo dei fotografi bravissimi come Fiorenzo Pellegate, Argentiero, che figurati sono dei padroni in questo territorio della fotografia, e poi i ragazzi della Nuova Busto Musica, perché non dimentichiamo che Nuova Busto Musica è una nostra collaboratrice molto importante, tra l'altro Cesare è stato qua due o tre anni fa dei programmi per e lui ha programmato tutti sti ragazzi, è stato una, quello è stato un altro lavoro. Abbiamo fatto più di 48 piccole manifestazioni, praticamente sono 100 ragazzi che sono stati impiegati sul territorio, questo non è... Quanti? 100.
perché sì, 48 manifesti sono due trio, cioè per cui sei in fretta. Un po' di più, No, un centinaio tutti sono, ma a parte questo, e poi che questi ragazzi non sono solo ragazzi, ma sono anche insegnanti della scuola, quindi non è che abbiamo fatto. Poi sul territorio, come dicevo, abbiamo coinvolto questi bar che si sono prestati a questa, a questo tipo di manifestazione. Abbiamo coinvolto anche degli amici, cioè per cui c'è stata una grande festa, tutto fatto molto in fretta, ecco, questo devo dire la verità. E infatti ci sono delle cose che si devono sistemare, però comunque mi è sembrato il comune è stato sempre ma figurati, non poi c'era, anzi, noi, ma no, noi dobbiamo sempre rendere e ringraziare il comune che ci ha dato la possibilità di organizzare questa cosa. Se non c'era il comune non avremmo fatto in altro modo, ma non sei sicuramente. Poi l'assessore Paola Magugliani è stata veramente carina a chiamarci, e noi siamo contenti e orgogliosi di aver lavorato con lei. Questa è la cosa. Mario, la cosa più bella nell'organizzare un festival come questo? Ma un evento. Secondo me la cosa più bella accade di solito alla fine di ogni singolo concerto, quando puoi veramente scorgere negli occhi delle persone la soddisfazione, poi spesso te lo testimoniano personalmente, e per me devo dire questo è un momento sempre esaltante. Quindi servo poi questi ricordi in maniera indelebile. Allora, ci è arrivato un SMS, ho avuto il piacere di vedere la preview. Noemi, leggicelo per favore. Mi potreste cantare tutti insieme, tutti quanti vogliono fare jazz, alleluia. Degli aristogatti, no? E qui mi allora, saluto, io direi che mi saluto, che cascano male. Mi saluto in questo modo, cantatecela dai a cappella. Non so neanche come cantarla. No, ci siamo capiti. Allora, tanto Gigi è stato un mio insegnante di canto. Avevo fatto uno spettacolo di cabaret, teatro canzone, Giorgio Gaber. Ha tentato di insegnarmi canzone. No, però... siete stati bravi, siete stati... abbiamo preso una ragazzina, chitarra, brava. Francesca. Salutiamo anche lei che ci guarda. Ci guarda. Sono contento. Dai, allora salutiamo così e poi vediamo un video tratto appunto dall'evento in jazz di Jeremy Pelt. Benissimo. E allora salutiamo in questo modo. Tutti quanti vogliono fare il jazz. Alleluia. Vediamo il video. Grazie Mario Caccia per essere stato con noi. Grazie. Gigi Marresi invece rimane, che poi è in compagnia con il vice sindaco Stefano Ferrario. Vediamo Jeremy Pelt.
vice sindaco di Busto Arsizio e assessore con delega allo sport e al commercio, è qui con noi questa sera Stefano Ferrario. Buonasera e benvenuto vice sindaco. Allora, buonasera a lei. Grazie per essere venuto, vice sindaco, con delle deleghe molto importanti, appunto, come dicevo, lo sport, il commercio e le politiche giovanili. Domanda quasi banale, ma che cosa avete fatto e cosa farete per Busto in questo periodo? Ok, parto dal commercio. Sì, partiamo dal commercio. È quella della delega un pochettino più pesante, diciamo. Pesante no, ma meno no, che si confà meno con me, perché io vengo dal mondo sportivo. Però abbiamo fatto tanto, ho trovato terreno sicuramente fertile, perché Busto Arsizio si presta a iniziative nuove. Abbiamo portato qui, magari lui mi odierà un po', ma abbiamo portato la Silent Disco, che no, per è quanto interessantissimo. È interessantissimo perché fa dei numeri pazzeschi. Sì. È una modalità per avere i giovani in casa e far sì che non vadano a cercare iniziative all'esterno della città. Non crea rumore perché tutto avviene in cuffia. Poi c'è stata un'iniziativa che abbiamo portato in casa così casualmente, perché l'ho scoperta io una sera andando in un locale, e da lì l'abbiamo fatta nostra, abbiamo fatto davvero dei numeri importanti. Questa è stata una. Sì. Abbiamo portato poi, adesso inizieremo con i mercatini, con la street food, altra novità che va in questo momento. Perciò di cose, di iniziative particolari ne abbiamo. Serve sicuramente portare un'iniezione di vita all'interno del ceto cittadino come inizio, arriveremo poi anche poi a coprire tutti quelli che sono i rioni, però ecco, di cose sicuramente importanti ne stiamo facendo e ne abbiamo in cantiere. E poi un paio di settimane fa avete fatto una cosa straordinaria, che è il primo campionato del mondo di spada laser. Sì, esatto, non ci facevamo mancare niente, no, esatto. Da quel punto di vista. Sono arrivati gli incendi a Busto. Allora, questo è bellissimo. Ci hanno proposto, beh, noi abbiamo un'accademia di spada. Sì, è venuto il maestro. Schema importantissima, un museo importantissimo. Esatto. Sì, sì. E tramite loro mi hanno proposto questa cosa. Non potevo non prendere in considerazione, solamente per la particolarità che ha, e poi perché è un'iniziativa sportiva. Noi a Busto è una città prettamente di sport, siamo fortissimi da questo punto di vista, e abbiamo fatto questa cosa particolare. Sono venuti da tutto il mondo, è stata molto molto carina, oltre che particolare. Adesso vi faccio una domanda invece più privata, diciamo, ma com'è la giornata tipo del vice sindaco di Busto? È lunga. Com'è? È lunga. Dura più di 24. È molto lunga. No, il nostro sindaco pretende tanto, giustamente, da noi. Siamo lì per quello, ci hanno votato per quello. Sì. La mia giornata tipo è, io alle 8:15 sono in ufficio e mi rapporto con il sindaco Antonelli per quelle che sono il programma della giornata, dopodiché si parte in ufficio e si lavora, sopralluoghi, attività, appuntamenti, e fino alla sera alle 6:30-7 ne hai da fare. Ne hai da fare, insomma. Poi è bello perché Busto, almeno io tento di viverla non in un assessorato chiuso nell'ufficio, ma in mezzo alla gente, che è quello che poi la gente vuole, perché se stai a palazzo sei troppo distante, per capire il problema lo devi vivere. Perciò la sto facendo così, mi diverto. Sì, infatti sulla sua bacheca Facebook si vede che è sempre abbastanza. Insomma, sì, sì. Molto con i cittadini. Tu non hai Facebook invece? No, io mi sono tolto. Quando è che fai Facebook? Facebook? Ti sei tolto, sì, addirittura. Però la mia associazione è su Facebook. Ah, ok, quindi l'associazione è su Facebook. Ferrario, è andato a vedere gli eventi in jazz, come è stata la manifestazione? Allora, io ne ho visto uno, beh, sicuramente so che avete già parlato delle polemiche, ma sono servite a pubblicizzarlo ancora. Beh, sì, perciò, ma se l'importante, perciò, ma l'importante va è che se ne parli, io, sempre, esatto, io non, la cosa non mi preoccupava prima, non mi preoccupava durante, ma il successo ha zittito chi doveva zittire. Dopodiché va bene così, ci sta che qualcuno possa anche lamentarsi, ma va bene, ma noi viviamo non solo di problemi, dobbiamo vivere anche di gioie, questa è stata una grande gioia. Allora, come sempre ricordo gli SMS al 331 20 99 557. È arrivato un messaggio, Noemi, che si riferisce al primo campionato al mondo di spade laser, credo. Ci chiedono come faccio a iscrivermi al torneo. Piccolo Padawan Obi-Wan Kenobi, vabbè. Salutiamo chi ha scritto questo messaggio. No, però adesso prendendo spunto da questo messaggio divertente, cioè, si farà ancora degli altri tornei? Cioè, come funziona? Allora, a parte il torneo, che vabbè, quello mondiale è andato. Sì. Nella mia campagna elettorale, una delle cose che ho sempre detto è che avrei cercato di portare quante più
sport possibile all'interno del panorama sportivo, e questa è una di quelle. Abbiamo trovato l'occasione di avere il campionato mondiale, adesso lo step successivo è aprire un'associazione sportiva che possa dare la possibilità di fare questo sport, e a breve lo faremo. Perfetto, e faccio un'ultima domanda: cosa le piace di più del suo lavoro di vice come sindaco, come vice sindaco assessore? Beh, si è facilitati perché puoi portare in piazza o tenti di realizzare le tue idee, perciò il tentare di fare qualcosa di buono per la città è tanto. Io ultimamente mi sono incontrato con alcune scuole perché c'era la settimana dell'infanzia, ho avuto modo di... E ho rubato, io ho fatto lo scout per un lungo periodo della mia vita, e ho rubato una frase di Baden Powell, che era questa: cerca di lasciare il mondo un po' meglio di come l'hai trovato. E ogni volta, e ogni volta che chiudevo il parlare con loro, ho suggerito ad ognuno di loro questa cosa, e spero di poterla fare anch'io per la mia città. Poi lei è anche presidente regionale della Lombardia del Taekwondo. Qualche settimana fa sono venuti gli amici della Combat Team di Taekwondo e mi hanno fatto un regalo, mi hanno detto: sì. Fai spaccare una tavoletta a Ferrario, facciamo? No. Come no? No, non lo facciamo, che sarebbe davvero poco bello. Ormai ci sono momenti della vita per qualcuno faccia qualcosa. A un certo punto della vita è giusto appendere la cintura al chiodo, come si suol dire, e ho pronto per questa cosa. C'è un momento che devi dire: basta, appendo la cintura e faccio altro. Io faccio il presidente, non mi posso mettere. Non può. Ma per il bene del taekwondo, cioè io devo far sì ci devono essere iscritti nuovi. Se io faccio questo di pubblicità, non ne porto gli iscritti nuovi. Volevo riallacciare una cosa che ha detto il vice sindaco. Una frase: portare queste cose in piazza, questo per me è la cosa più importante. Anche per quanto riguarda la musica in se stesso, uno dei progetti che abbiamo e che sicuramente svilupperemo è di non fare una cosa estremamente o di nicchia, ma veramente farla in piazza come si usava una volta, come il teatro doveva essere fatto in piazza, come il canto deve essere fatto in piazza, i balletti devono essere fatti in piazza. Tra le altre cose, abbiamo Santa Maria, noi abbiamo questo palco naturale, che sono questi tre gradini, che si presta tantissimo a tipi di manifestazioni. Noi prossimamente faremo, spero, anche insieme qualche cosa che possa essere sia di musica o di teatro e sport insieme. Mi piacerebbe fare un connubio tra queste cose, soprattutto per coinvolgere la cittadinanza di Busto. Credo che mai più come ora si possa trovare una giunta così pronta a iniziative di questo... ci siamo. Perfetto, allora con questo vi ringrazio per essere stati con noi. E c'è c'è un'iniziativa molto interessante, si chiama Pane Quotidiano Onlus, che promuove la campagna Fai che ogni giorno sia Natale. Pane Quotidiano è un'organizzazione laica, senza scopo di lucro, che ha come obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno e gratuitamente cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi e versi in stato di bisogno, senza alcun tipo di distinzione. Se volete, andate sul sito www.panequotidiano.eu, lì trovate tutte le loro iniziative. E se volete, è a Milano la sede, quindi se volete portare dei generi alimentari, generi di conforto, potete andare in viale Toscana 28 e in viale Monza 335, un'opera di bene, fatela se volete ovviamente. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Noemi, noi quando ci rivediamo, anzi io e te non lo vediamo, però sei stata bravissima, te lo dico, sei stata brava. Mi dicono tanto che non ho ancora detto l'orario, sono le 22:27, per dimostrare che siamo in diretta. Quando ci rivediamo, Noemi? Quando torna a Mercoledì prossimo alle 21:30, sempre in diretta. Esatto, e poi dopo abbiamo come sempre le nostre repliche durante la settimana. Allora, venerdì alle ore 13 e alle ore 23:30, mentre domenica alle ore 23. Come sempre potete andare su Facebook, sulla pagina del canale One TV Show e sul canale YouTube. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, come sempre in diretta alle 21:30. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Alla prossima, ciao. We'll be right back.